Dio sa come deve permettere determinate situazioni. Sono necessarie le prove. Non sono piacevoli, ma sono utili. La nostra vita non ha lo scopo di essere messi in mostra, ma quello di far sì che le virtù, la bellezza di Cristo Gesù si manifesti attraverso la nostra strumentalità, che l'opera di Dio si compia nel nostro cuore. Il vino deve maturare, il vino deve diventare vino di qualità. Guardando l'otre affumicato, potremmo quasi dire: ci fa pena, ci dispiace. Così è della nostra vita quando siamo nelle prove, nelle difficoltà. Ma poi quel vino è vino eccellente. L'otre è stato lo strumento perché quel vino potesse arrivare a maturazione. C'è un processo nelle prove, nelle malattie, nelle difficoltà, che fa sì che Cristo Gesù, il Signore, possa manifestarsi in tutta la sua bellezza, in tutta la sua grandezza, in tutto il suo splendore. Quando anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, l'importante è che il nostro uomo interiore si rinnovi di giorno in giorno. Non vedere il fumo come qualcosa di negativo, per quanto doloroso, la tua vita così difficile come un motivo di scoraggiamento, ma considera, fratello, sorella, che Dio sta facendo un'opera meravigliosa nel tuo cuore, nella tua vita, e tutta la bellezza di Cristo poi si manifesterà.